Benvenuti o bentrovati sulle orme degli animali. In questo episodio parleremo del fascolarto. Non avete sbagliato video, semplicemente questo è un altro modo per poter chiamare il koala e deriva dal suo nome scientifico che è Phascolarctos cinereus, che significa orso grigio. L'aspetto del koala, infatti, potrebbe far pensare ad un piccolo orso, alle orecchie tonde e pelose, la testa sferica e gli occhi vivaci. Ma in realtà esso è un marsupiale, cioè un mammifero dotato di una tasca ventrale dove vengono allevati i neonati. E a proposito, nel prossimo video parleremo proprio di questa categoria di animali per conoscerne tutti i membri. Il suo naso è privo di peli e schiacciato, mentre la pelliccia è idrofobica, cioè non assorbe e non trattiene l'acqua, permettendogli così di rimanere imperturbabile sotto la pioggia. Questa è di colore grigio, eccetto che sul petto dove è bianca. Il suo modo di fare porta a vederlo come un animale disincantato e tranquillo, che non si fa stravolgere da nulla. Ma dietro a tale comportamento c'è una ragione ben precisa e a breve scopriremo quale. Le sue robuste zampe sono dotate di 5 dita prensili, corredate da impronte digitali sorprendentemente simili a quelle umane. Hanno anche degli artigli molto affilati, che gli servono per aggrapparsi ai rami degli alberi e arrampicarsi su di essi. Infatti, sugli alberi passano quasi tutta la loro esistenza, e nello specifico abitano sopra gli alberi di eucalipto, da cui prelevano le foglie e le gemme per nutrirsene. Andando a scegliere di cibarsi proprio di questa pianta, si sono ritagliati una nicchia ecologica in cui non hanno competitori di altre specie per l'approvvigionamento alimentare. Infatti, gli altri animali non considerano affatto questo alimento, poiché l'eucalipto risulta essere tossico se viene ingerito. Ma il DNA del koala si è evoluto in modo che il suo fegato possa produrre degli enzimi in grado di disattivare le tossine responsabili di ciò. Inoltre il suo olfatto e il suo gusto sono formidabili e gli permettono di selezionare le foglie migliori, in cui i metaboliti tossici sono presenti in quantità minore. E infatti, delle circa 600 specie di eucalipto presenti sul continente australiano, il koala ne seleziona circa una cinquantina. Il motivo per cui si muove così poco è che, nutrendosi di un cibo molto povero di nutrienti, per riuscire ad assimilare quello di cui il suo corpo necessita, deve mangiare moltissimo. Si parla di circa mezzo chilogrammo di foglie al giorno. Ma essendo anche un alimento notevolmente ricco di fibra, il suo corpo impiega molta energia per riuscire a masticarlo e a digerirlo, e deve quindi cercare di risparmiare il più possibile le sue forze. E da qui deriva anche la sua necessità di dormire dalle 18 alle 20 ore al giorno. Mentre riposa, si accovaccia sulle biforcature degli alberi, che abbraccia saldamente. Predilige dormire di giorno, così può superare le ore più calde rinfrescandosi a contatto con la pianta, mentre di notte è più attivo e inizia il suo pasto. Nel complesso, tutto il suo intestino è lungo ben 2 metri e riesce a contenere fino a 2 litri di foglie masticate. Ma una tale alimentazione non può che avere come conseguenza delle feci molto compatte e anche profumate, ed avendo tutte la stessa forma, qualcuno ha persino pensato di farne degli orecchini. Un maschio adulto è alto dai 60 agli 85 cm e può raggiungere il peso di 14 kg, mentre le femmine sono generalmente grandi la metà e il loro corpo è tozzo e privo di coda. Dovendo masticare per bene le foglie prima di ingerirle, hanno sviluppato molta forza nella mandibola, e questo punto a favore viene sfruttato negli scontri tra maschi per la rivendicazione del territorio, durante la quale si colpiscono l'uno con l'altro prendendosi a morsi sulle spalle.
I koala sono infatti animali solitari, eccetto che nel periodo dell'accoppiamento, che va da dicembre a marzo, periodo dell'estate australiana. E in tale periodo si riuniscono in piccoli gruppi formati da un solo maschio e poche femmine. Diventano in grado di riprodursi a partire dai 3-4 anni. I maschi rilasciano una sostanza odorosa sugli alberi attraverso le ghiandole odorifere che hanno sul petto, in modo da segnalare alle femmine la loro presenza. Esse partoriscono un solo cucciolo per volta, al massimo due in casi eccezionali, e la gestazione dura pochissimo, dai 30 ai 35 giorni. Di conseguenza, al momento del parto, il nascituro pesa soli 5 grammi ed è lungo 2 cm, ma completerà il suo sviluppo all'interno del marsupio della madre, dove passa direttamente dopo il parto, e il cui ingresso è rivolto verso il basso, al contrario di tutti gli altri marsupiali che invece hanno l'apertura rivolta verso l'alto. Per i primi 3 mesi completerà il suo sviluppo nutrendosi esclusivamente di latte, attraverso i 2 capezzoli che si trovano all'interno del marsupio. Mentre intorno alla 30ª settimana comincerà ad assumere un altro composto, costituito in sostanza dalle feci della madre, in forma liquida, con lo scopo di acquisire da essa la flora batterica che gli servirà in seguito, quando dovrà nutrirsi in autonomia. Trascorsi 6 mesi, il koala esce definitivamente dal marsupio, ma fino all'età di 1 anno rimarrà saldamente ancorato alle spalle della madre, che vigilerà su di lui, tenendolo alla larga da possibili minacce quali uccelli rapaci, pitoni e dingo, ovvero i cani selvatici australiani. In media, i koala vivono tra i 13 e i 18 anni. Essi popolano l'Australia orientale, partendo dalla penisola di Capo York fino ad Adelaide. Nuove colonie sono state importate in altre aree del continente per cercare di salvaguardare la specie, il cui numero però continua a diminuire, soprattutto a causa della siccità e dei terribili incendi che negli ultimi anni hanno investito distese immense di foreste, lasciando questi animali senza scampo. Un'altra seria minaccia per la specie riguarda il diffondersi tra gli esemplari della clamidia, che causa loro cecità e infertilità, ed è il retrovirus del koala, che indebolisce il loro sistema immunitario e li rende più vulnerabili. Ritrovamenti fossili hanno testimoniato che nell'antichità popolavano anche le foreste tropicali dell'Australia settentrionale, mentre nella parte meridionale del continente furono rinvenuti resti di koala gigante. Spero che il video vi sia piaciuto. Inoltre vi comunico che da quest'anno potrete rimanere sulle orme degli animali anche attraverso i social network Pinterest, Facebook e Instagram. Vi mando un saluto e a presto!